a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono entusiasta di presentarvi una delle mie primissime collaborazioni. Attenzione, ci tengo a specificare che si tratta di una collaborazione e non di una sponsorizzazione, quindi io non sono stata pagata per realizzare questo video, anzi l'azienda in questione di cui adesso vi parlerò non mi ha obbligata a fare né video né foto, mi hanno semplicemente chiesto se mi avrebbe fatto piacere provare i loro prodotti. Allora, l'azienda in questione è Pinky Paradise e è un'azienda che principalmente si occupa di lenti a contatto. Sapete che io, essendo una cosplayer, ho un po' un'ossessione per le lenti a contatto, quindi sono entusiasta di avere la possibilità di provare le lenti di questo sito che io non ho mai provato. Mi ha inviato questo pacchettino che contiene praticamente delle lenti che fanno parte di una challenge che hanno lanciato da un po' di tempo ormai sul loro sito, ovvero la Random Lenses Challenge. Di cosa si tratta? Ad un prezzo stracciatissimo, quindi neanche 10 euro, avete la possibilità di provare due lenti diverse, quindi con diversa trama e con diverso diametro, in modo totalmente casuale. Perché secondo me è una cosa carina? Perché è un'ottima occasione secondo me per prendere confidenza con le lenti a contatto. Io ci ho messo tantissimo tempo ad imparare ad utilizzare le lenti e con il continuo esercizio ho rovinato anche un paio di lenti, quindi è un'ottima occasione per vedere anche un po' i colori presenti su questo sito, ma anche per esercitarsi nel momento in cui non siete molto pratici. Io non ho ancora visto le lenti che mi hanno inviato perché volevo fare un po' una reaction. Sono curiosissima, mi sono arrivate oggi, ero tipo non devo aprirle. E proprio per questo non le ho ancora provate. Farò sicuramente un video, una recensione o su Instagram o qui sul canale in cui vi parlo della qualità vera e propria. La cosa positiva, se come me siete ciechi, è che Pinky Paradise fa le lenti graduate per miopi. Io in questo caso le ho prese con gradazione zero perché dovevo fare la visita oculistica e non sapevo se la mia vista fosse peggiorata o meno, quindi ho deciso di prenderle 00 per sicurezza come prescrizione, ecco. Ma io direi di iniziare, di vedere cosa c'è dentro, poi ovviamente di fare un close up. Allora, anzitutto con ogni ordine si ha della Random Lenses Challenge oppure di un ordine normale vi inviano un portalenti, il che è molto comodo, così non dovete andarvele a comprare separatamente, sono gratuite, è un omaggio praticamente. E mi hanno dato questo portalenti super cute, con sembrava un maialino rosa, comunque molto carino, molto kawaii come direbbero i giapponesi. Poi mi hanno inviato, questo credo che lo diano un po' a tutti quando fate l'ordine, questi che credo siano tipo trasferelli con le stelline, mi ricordano molto Capponi con le stelline lì. Poi questi, cioè questi adesivi sono fantastici, soprattutto qui che ci sono le date, i numeri, quando avete aperto le lenti, da mettere sotto il portalenti in modo da capire quando scadono. Poi mi hanno inviato in questo cosino a giro molto molto carino questi, che molti non sanno cosa sono, servono praticamente per portare indietro i capelli quando ci si trucca senza rovinare la piega. Io ce li avevo neri, questi sono azzurri, quindi onestamente sono un po' più carini rispetto a quelli che avevo io. Poi questa, che credo sia una caramellina di Hello Kitty, molto carina, ovviamente la bustina, e passiamo alle lenti. Allora, vicine, non le avevo prima, ho cercato di rompere tutto ma ho capito che non era il caso. Vediamo un po', sono belle impacchettate perché le boccette credo siano di vetro. Ah no, sono due diverse. Ok, sono happy. Allora, come avevo già detto prima, non sono lentine graduate e abbiamo delle lenti grigie azzurre che secondo me sui miei occhi possono stare bene perché ce li ho già molto chiari, con diametro 14.5. fate conto che il diametro 14.5 è il diametro classico delle Circle Lenses, un pochino leggermente più grande di un iride normale. E poi queste verdi sono, oddio, sempre 14.5 di diametro. Ebbene, io direi di aprirle così poi le provo. Oddio, verde, azzurro, posso fare
Posso fare il cappello? Oddio, ho un'idea per un video. Ok, io direi di provare ad aprirle. Io adesso le lascerò un po' nella soluzione unica per pulirle, ovviamente. E poi le proverò. Di solito le lenti dovrebbero stare almeno 6-8 ore, come dicono anche le istruzioni sul sito di Pinky Paradise. Io le terrò un po' di tempo, il più possibile, e poi le proverò insieme a voi. Bene, allora eccomi qua con le due lenti e guardandomi devo dire che l'effetto, a parte ingrandire tantissimo l'occhio, ma quello perché hanno un diametro più grande rispetto all'iride, ma è molto naturale, soprattutto questo, cioè questa lentina verde sui miei occhi già molto chiari danno un effetto molto naturale, cioè sembra che io abbia davvero gli occhi verdi, molto più grandi del normale, ma verdi. Qua invece ci sono linee un po' più definite, ma rimane comunque un effetto naturale, ecco, non eccessivamente cartone animato. Mi piacciono tantissimo. Guardando bene anche sul sito, perché non volevo dirvi cavolate ovviamente, ho visto che la lente azzurra, quindi quella che ho sull'occhio sinistro, è giornaliera, quindi si può usare un giorno solo e basta. Le giornaliere io le consiglio principalmente a quelle persone che hanno gli occhi molto molto sensibili e che sanno di non usare molto spesso lenti a contatto, perché ovviamente vanno a risparmiare e spesso le lenti giornaliere sono più sottili rispetto a quelle mensili o annuali. Quindi sono molto più comode, infatti anche questa lentina che ho su la sento molto più comoda. Verde invece è una lente annuale e quindi si può tenere fino a 12 mesi dall'apertura e niente, credo che la mia preferita sia assolutamente questa, perché io non mi sono mai vista con gli occhi verdi. Un verde comunque così naturale, mi piace un sacchissimo. Per il resto, per quanto riguarda la comodità, devo dire che sono molto comode, soprattutto quella giornaliera. Nonostante non ci sia gradazione, vedo abbastanza bene perché, come avete visto anche dai close-up, non hanno colore nella parte vicina alla pupilla, quindi vedo come se non avessi nulla sugli occhi. Quindi sono molto comode, vedremo, adesso le tengo un pochino su e magari vi scrivo qua su la comodità nel tempo. Niente, con questo video è tutto, vi lascio i link delle lenti singole nell'info box e anche il link alla random challenge. E spero che il video vi sia piaciuto, mi sono stra divertita a vedere con gli occhi diversi, non l'avevo mai fatto questo esperimento, soprattutto con occhi così simili ai miei, cioè il verde mi ha sbalordito, cioè boh, vabbè. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!